Ciao a tutti! Allora, come vi avevo detto, questo video sarà dedicato ai libri che ho letto quest'estate. Allora, ci eravamo fermati che stavo leggendo, ho quasi finito di leggere Eragon, e avevo detto che avrei proseguito la saga e poi avevo detto altri libri che avrei letto e devo dire che sono riuscita praticamente a completare tutte le letture che volevo fare durante l'estate. Quando sono tornata dal mare avevo ancora un pezzo dell'ultimo libro della saga di Robin Hobb. E poi tutto quello che avevo intenzione di leggere l'ho letto, quindi capirete che sono stata piuttosto soddisfatta delle mie letture estive. Allora, inizio col dirvi che mi sono piaciute tutti, in un modo o nell'altro, comunque mi sono piaciute tutte. Allora, le ho letti tutte in formato elettronico, perché ovviamente andando in vacanza chiaramente è più pratico il formato elettronico. Tra l'altro vi faccio vedere la mia nuova custodia del Kindle. L'ho presa su Amazon, l'ho pagata tipo 9,90 col Prime e vabbè, è fatta così, e dietro ha la luce integrata, perché mi sono resa conto al mare che senza la luce integrata e non mi ero portata dietro la lucina da libro non va bene, e quindi questo qui ha anche la lucina integrata e quindi sono contentissima. Tra l'altro mi piace molto questo abbinamento di colori, questo azzurro con viola. Vabbè, andiamo avanti. Su Amazon, sappiatelo se vi interessa. Allora, torniamo al menu. Allora, quindi, dopo Eragon ho finito di seguire la saga, quindi Eldest, Brisinger e Inheritance, che è il quarto. Allora, qui bisogna sempre fare il solito preambolo, che è un fantasy scritto per i ragazzi, quindi è un fantasy con un linguaggio semplice, molto lineare, molto scorrevole, con tutta una serie di colpi di scena perché possa tenere viva l'attenzione dei ragazzi. Quindi la saga devo dire che mi è piaciuta, i primi tre poi mi sono piaciuti tantissimo. Il quarto libro ammetto che sotto certi aspetti l'ho trovato un po' della serie esagerato, cioè certe cose secondo me Paolini a quel punto se le poteva risparmiare, certe forzature secondo me appunto poteva evitarle, probabilmente essendo l'ultimo, essendo stato, cioè doveva completare, non lo so quale sia il motivo, non è una grossissima differenza, però diciamo che ho notato certe stonature che non avevo notato, che non c'erano negli altri tre libri. Comunque a me questa serie è piaciuta tantissimo. Poi avevo detto che avrei tra una saga, questa è la saga di Robin Hobb, avrei letto Carrie. Me l'ero promesso e ho mantenuto la promessa. Quindi ho letto Carrie di Stephen King e devo dire che mi ha colpito molto e mi è piaciuto davvero. Io ho in mente Stephen King come quello che non ti fa dormire la notte, no? Invece in realtà questo libro non è così spaventoso, parla di fenomeni di telecinesi, quindi fenomeni che comunque sono scientificamente provati che esistono. Certo, Carrie li aveva in dimensioni abbastanza ampie, però comunque era legato a un argomento di realtà, e quindi realtà e magia. Quindi avevo Eragon, che avevo seguito tutta la saga di Paolini dove c'è la magia, e poi mi ritrovo con la magia, una magia anche qui che fa parte del proprio corpo, perché la magia che c'è nella saga di Paolini, praticamente se tu utilizzi la magia usufruisce della tua energia, no? Quindi parte da te stesso e tu rimani indebolita, e la telecinesi in fondo è anche questo, quindi tu utilizzi una parte della tua energia, no? Quindi ho avuto una specie di filo conduttore. Comunque Carrie mi è piaciuto molto, quindi ve lo consiglio, anche se come me avete il terrore di leggere Stephen King perché fa paura, in realtà questo libro non fa paura. Certo ti fa riflettere a come a volte vengono trattati i ragazzi, soprattutto gli adolescenti, e quanto questo possa ferire, questo al di là di poi della reazione che avrà Carrie a tutto quello che le succede. Poi ci ho infilato ancora nel mezzo, perché ho detto poi così inizia la saga di Robin Hobb e non ci penso più, ho infilato il libro della mia amica, non me li ama Sprinzessa. Allora, questo libro è un chick lit,
quindi è completamente diverso da quello che avevo letto fino a quel momento. È molto brillante, molto simpatico, molto spaventoso. La protagonista, non vi ho detto forse il nome dell'autrice, l'autrice si chiama Connie Jett. Allora, la protagonista è una ragazza che è una designer di abiti, quindi diciamo una stilista però di abiti per bambini, quindi ha questo bel lavoro brillante, lei ha questa amica con la quale si confronta continuamente, si innamora del, diciamo, di uno dei capi, cosa che ovviamente non va fatta, e inizia proprio da questo, dal fatto che lei è pazzamente innamorata di quest'uomo che quest'anno, in questo anno che si sta presentando di fronte a lei, si realizzerà finalmente il suo sogno. In realtà le cose non vanno propriamente così e quindi ci sono una serie di disavventure che coinvolgono questa ragazza fino a quando la porterà al lieto fine, che è un classico ovviamente del ciclista. È stata una piacevole lettura, una piacevole distrazione e penso che scaricherò anche gli altri libri di questa ragazza per così concedermi dei momenti, anzi le voglio chiedere se quando uscirà la traduzione in italiano, così magari poi lo metto su Facebook e ve lo dico. E poi ho iniziato la saga di Robin Hobb, la saga dei Lungavista, per essere più precisi, che è composto di 3 libri, L'apprendista assassino, L'assassino di corte e Il viaggio dell'assassino. Io credo di non aver letto mai niente di simile. Se amate i fantasy non potete non leggere Robin Hobb. Io mi chiedo perché questo qui l'ha scritto nel 95 e ho aspettato fino al 2015. 2003, 2014, insomma anche più in che anno siamo, per leggere questo libro. Io devo ringraziare Francesca, grazie Lady Migia per averne parlato fino alla nausea, perché mi hai spinta finalmente a prendere in mano questi libri e a leggerli. Allora, qui riprende un po' il filo conduttore della magia e in un certo senso anche dei draghi. Anche qui abbiamo la magia in questi libri, però viene chiamata l'arte. Anche qui l'arte che fondamentalmente è una dote che ha soltanto la dinastia di Lungavista, che è questa dinastia regnante in questo ipotetico regno. Quindi soltanto chi ha il sangue di Lungavista ha questo potere di poter entrare nelle menti degli altri, un po' come in un certo senso succedeva in Eragon, no? Quindi entrare nelle menti degli altri e riuscire anche a manipolarle se queste altre persone non sono a conoscenza dell'arte, se no chiaramente si tirano sulle barriere, un po' come succedeva in Eragon, no? Quindi io ho avuto per tutta l'estate, in fondo, a parte quella piccola interruzione dei 2 libri che non c'entrano molto, questo filo conduttore di questa magia, di questo poter leggere nel pensiero, dei draghi anche, e quindi è stato un continuare. Robin Hobb scrive in maniera divina, non posso raccontarvi la storia, anche perché inizierei e non finirei più, e quindi vi posso soltanto consigliarvi di leggerlo. Quando Lady Migia ne parlava, anzi lei mi ha scritto che le pensava di essere, le sembrava di essere un'invasata, non ho usato questa espressione, ho usato un altro, comunque il termine è uguale. Bene, io mi sento invasata, adesso vorrei leggere tutti i libri di Robin Hobb, però mi sono imposta di non farlo, però questo libro, questa trilogia veramente mi ha lasciato un segno, e poi è un fantasy da sapore antico, e anche qui è ambientato in un ipotetico medioevo, ok? Se vogliamo avere un'idea, quindi abbiamo il castello, abbiamo insomma un ipotetico medioevo, ecco, però un sapore più antico, è il sapore di Avalon, ecco, per chi ha letto Le Nebbie di Avalon, per chi ha il senso di, cioè i fantasy più legati a Mago Merlino, questo qua, ecco, la trilogia di Lungavista ha proprio questo sapore di fantasy di antico. Mi è piaciuto davvero immensamente e non posso che stra consigliarvelo. Ok, quindi è stata un'estate bellissima con delle letture piacevolissime. In questo momento ho ripreso i libri della Austin e quindi sto leggendo Orgoglio e Pregiudizio,
perché era da un po' di tempo che non lo prendevo più in mano e avevo bisogno di una pausa romantica e leggera, e quindi sto leggendo questo. E io vi saluto, vi chiedo quali sono state le vostre letture estive, se per cortesia mi segnate qua sotto, mi scrivete quali sono state le vostre letture estive, così ci confrontiamo. E